Oh, bella rega, buon 2020 a tutti e oggi iniziamo l'anno con un video al quale ti dico già che tengo in maniera particolare. Infatti ce l'avevo in testa da un po' di tempo, però volevo prepararmelo per bene. Oggi ti andrò a raccontare la storia di una delle band che è stata più fondamentale per il mio sviluppo musicale. E come avrai visto dal titolo, ti parlerò dei Beastie Boys. Allora, la storia tra me e Diesel Boy comincia il 7 ottobre del 1998, che è la data in cui andai a vedere per la prima volta in UFX. Adesso capirai il nesso. Un attimo che ti faccio vedere il poster di questo concerto. Di solito non prendo mai la camera in mano nello studio, però questo è il poster. Forlì con High Standard e Teen Idols, e non sono messi in locandina, ma in quel concerto suonarono anche gli Squirrel. Ma torniamo ai Diesel Boy. Durante quel concerto al banchetto di NoFX vendevano le compilation della FAT a prezzi veramente molto vantaggiosi, della serie 4 CD a 10.000 lire. Per Fat Mike era molto molto importante far conoscere le band del suo roster, quindi in qualche modo sfruttava i concerti di NoFX per poter vendere più compilation possibili e far conoscere le band che produceva. Quelle compilation per noi kids dell'epoca erano veramente una manna dal cielo, anche perché ci permettevano di poter conoscere in poco tempo tantissime band nuove. E tra tutte le band che erano presenti in questo CD, una in particolare a me mi colpì, e furono appunto questi Diesel Boy, presenti sulla Survival of the Fattest, che è la Fat Wreck Compilation numero 2, e in Greatest Hits della Honest Dons. E dopo parleremo anche della Honest Dons. Ah, piccola chicca, Survival of the Fattest ce l'ho anche in cassetta MC. Questo è un pezzo pregiato della mia collezione. Comunque, tornando a Survival of the Fattest, c'era questa canzone dei Diesel Boy, TT Twister, che era qualcosa, a parer mio, di veramente incredibile. Veloce, melodica, testo straordinario, e ci andai subito scemo. Io di questo gruppo dovevo avere tutto. E prima difficoltà per approcciarsi a Diesel Boy era il fatto che sì, erano presenti in una compilation della FAT, ma non erano una band FAT. Infatti erano dell'etichetta affiliata che si chiamava Honest Dons, usata da Fat Mike all'epoca per produrre i gruppi ma poi si distanziavano dal tipico suono FAT. Della serie l'idea era un pochino questa: i gruppi hardcore melodico andavano sotto Fat Track, i gruppi punk rock, pop punk eccetera andavano sotto Honest Dons. Questo non poté durare tantissimo, infatti la Honest Dons andò avanti fino al 2003, dopodiché le band presenti lì confluirono quasi tutte in Fat Track e alcune cambiarono direttamente etichetta. A questo punto cominciai a interessarmi alla band e ora ti faccio un po' la sua storia discografica. I Diesel Boy si formano a Santa Rosa, in Alta California, nel 1993 e dopo qualche anno riescono ad arrivare all'attenzione di Fat Mike, che decide di produrgli il primo 7 pollici, che è considerabile un vero e proprio EP. Esce per Fat Wreck e ti copro la copertina, anche perché si chiama Strap-on 7 Inch e sai benissimo che cos'è uno strap-on. Se cavo la mano, YouTube mi incula con questo. E no, dove sono presenti appunto TT Twister in una versione un po' più rozza, e Damaged, Punk Rock 101 e Tragedy. P molto molto promettente, che vende benissimo, ed è per questo che Fat Mike decide appunto di fondare la Honest Dons Records e fare dei Diesel Boy la propria band di punta. E lo stesso anno dell'uscita di questo EP esce il primo full length della band, che è Cock Rock. Eccolo qua, a parte la copertina abbastanza oscena, ragazzi, questo disco è una vera pietra miliare nel punk rock californiano anni 90. I Diesel Boy sono ancora una band abbastanza rozza, ma le melodie e i pezzi che ci sono all'interno sono veramente qualcosa di fenomenale. Prodotto da Ryan Green, che seguirà la band nella produzione di tutti quanti i loro dischi, diventa subito un successo clamoroso, tant'è che la band parte in tour con altre band fat rock tipo gli Strong Out e pian piano comincia ad avere un seguito sempre maggiore. Questi ragazzi erano gli anni in cui si vendevano tantissimi dischi e quindi bisognava battere il ferro finché era caldo, e quindi a distanza di pochissimo tempo esce il secondo disco, Venus and Vi, sempre sotto Honest Dons Records. In questo disco il sound della band è leggermente più ripulito rispetto al precedente, ma l'intensità, la qualità dei pezzi è sempre a livelli altissimi, e questo fa sì che la fama della band cresca ancora.
e sull'onda di questa ottima uscita, solo l'anno dopo, nel 1999, esce So Fucking Cool. Gioco di parole, so fucking cool, so fucking cool, così fottutamente sborone. In effetti direi che il titolo è azzeccatissimo. Qui sul retro la foto della band è fatta col fisheye, tipico effetto anni 90, ci cascavano in pieno. Nonostante sia passato solamente un anno dall'album precedente, quest'album si può considerare molto molto più maturo, tant'è che nel loro suono cominciano ad entrare tanti nuovi elementi. Ci sono due interlude fatti coi violini, che all'epoca era qualcosa di abbastanza strano, ma devo dire che nel ascolto globale del disco ci stanno proprio bene. Il singolo di lancio è la traccia numero 2, She Is My Queen, della quale fecero anche un videoclip, e a tutt'oggi è l'unico videoclip realizzato dalla band. Ed è proprio nel tour di questo disco che riuscii a vederli dal vivo. E infatti per supportare questo disco fecero un tour europeo nel marzo-aprile del 2000 e io ho assistito alla data di Milano. Beh, ragazzi, fu un'esperienza veramente bellissima. Avevo 17 anni e sai cosa si prova a vedere una delle tue band preferite nel momento giusto nel quale li stai ascoltando più possibile? Sì, spero che tu sappia cosa significhi, e per me, ragazzi, fu un'esperienza indimenticabile. Scattai un intero rullino di fotografie che vennero tutte per lo più malissimo. Una delle migliori era questa, fa conto. Avevo usato una macchinetta usa e getta e quindi il risultato era abbastanza una merda, però ho tante brutte fotografie di questo concerto. Se qualcuno di voi c'era e vuole condividere qualche ricordo, me lo scriva qua sotto nei commenti. Ah, visto concerto di Milano, so che ce n'è una versione VHS in giro. Se qualcuno ne fosse in possesso, io vi prego fatemela avere, perché per me sarebbe qualcosa di bellissimo poter rivedere questo concerto. Ah, comprai anche una maglietta a sto concerto e la grafica è quella appunto di So Fucking Cool. Infatti c'è una corona, guarda qua, questa maglia ha 20 anni ed è ancora come nuova, l'ho trattata come un cimelio. E all'epoca non andava a fare la foto con la band, ma andava a farsi fare gli autografi. E io fui molto molto sgamato e mi feci fare gli autografi nel retro della maglia. Ecco qua. Questo, ragazzi, è uno dei pezzi a cui tengo di più di tutta la mia collezione. Veramente sono un legame molto molto affettivo con questa maglia. Ce l'ho con tutte, con queste in maniera particolare. Ma andiamo avanti a parlare un po' dei Diesel Boy. Passano un paio di anni e nel 2001, sempre con Honest Dons, sempre con Ryan Green, esce Road Hard and Put Away Wet. Disco questo, ragazzi, che segna una vera e propria evoluzione nel suono dei Diesel Boy. La band mostra tantissima maturità e si sposta più su sonorità che possiamo considerare emo rock. A oggi questo lo considero come il disco migliore dei Diesel Boy, anche se molti fan puristi li preferiscono nel loro periodo un po' più punk rock. Io credo che al suo interno ci sia veramente il sound migliore che la band di Santa Rosa abbia mai proposto. Purtroppo, poco dopo l'uscita di questo disco, la Honest Dons è chiusa i battenti e molte band non riuscirono a riciclarsi. E dopodiché i Diesel Boy, dopo tanti tanti anni di tour incessante, si presero una pausa. Ah, nel frattempo uscì anche uno split coi Divit, ma niente niente di clamoroso. Tra l'altro quello split è l'unica uscita che mi manca nella mia collezione. Se qualcuno ce l'avesse da vendere, sarei anche interessato a comprarlo. Comunque stavo dicendo che la band si è presa una pausa. Pausa che dura tuttora a quasi 20 anni di distanza, nonostante la band ufficialmente non sia sciolta. The Boy nel 2011 annunciarono una reunion e io, ragazzi, ero gasatissimo. E fecero alcuni concerti e anche un tour australiano. Dopodiché annunciarono per il Groove Rock del 2015 una data. Io ero un grande abitué del festival belga e non ero mai stato così gasato per poter vedere i Diesel Boy dal vivo. Li avevo visti solamente una volta. Sapete che io sono uno che le band le vede almeno 50 volte, quelle che gli piacciono. Detto questo, a pochi giorni prima del festival cancellarono la data senza una motivazione valida. E questo per me fu un durissimo colpo, e per me come per tutti i fan dei Diesel Boy. Nel frattempo si susseguivano le notizie su un nuovo album che
non è mai uscito. La band ha comunicato tramite i loro social di avere grossi problemi logistici. Col cantante Diesel Dave, che abitava a Seattle mentre gli altri della band stavano in California e quindi non riuscivano a lavorare con costanza, i pezzi erano pronti ma quest'album non ha mai visto la luce. Anche se, a parer mio, i pezzi che dovevano essere del disco dei Diesel Boy sono poi usciti con la nuova band del cantante Diesel Dave. Nel 2016 esce un EP dei Dirty Outs che si chiama Dirty Demos e suonano proprio come dei pezzi dei Diesel Boy. Questa è una band abbastanza oscura che quasi nessuno conosce, però ragazzi, vi lascio qua il link in descrizione al loro Bandcamp e andatevi a sentire, e sono praticamente i Diesel Boy. Dopo questo mini album di demo del 2016 esce nel 2018 un altro EP dei Dirty Outs che si chiama Faded Polaroids. E anche qui, ragazzi, possiamo sentire il sound che probabilmente sarebbe stato quello oggi dei Diesel Boy, anche perché la voce di Dave è qualcosa di veramente inconfondibile. E con questo, ragazzi miei, è tutto. Questa è quella che è stata la storia di questa fantastica band che, a parer mio, è stata molto molto sottovalutata. Nonostante facessero punk rock a metà anni 90, o meglio, un periodo veramente d'oro, secondo me avrebbero potuto raccogliere molto molto di più. Se qualcuno ha qualche ricordo di questa band da condividere, lo faccia con me nei commenti, che mi farà molto molto piacere. E se invece non li conoscevi, spero di averti messo la pulce nell'orecchio per poter approfondire questa band meravigliosa. Quindi, ragazzi miei, anche per oggi è tutto. E ascoltate Diesel Boy, e in quanto a noi ci si vede molto molto presto. Dai!